dicevo, dopo fatta questa premessa, la mettiamo un po' da parte, questa definizione di economia, di microeconomia e quant'altro, e la riprenderemo quando parleremo di microeconomia. Per ragioni di tempo, perché poi abbiamo un solo modulo e bisognava fare delle scelte, abbiamo scelto nel corso di questo modulo, oltre che affrontare lo studio della microeconomia, affrontare un argomento, per così dire, di nicchia molto particolare, l'analisi degli investimenti. Interesseremo in questa fase di uno solo di quei fattori produttivi di cui abbiamo parlato, del capitale, e in particolare di una parte molto delimitata del capitale, il denaro, che sicuramente è un fattore produttivo fondamentale in un'economia di tipo capitalista, e andremo ad affrontare lo studio dei metodi atti a scegliere l'investimento più conveniente dal punto di vista economico tra una serie di investimenti alternativi. Quindi sceglieremo, studieremo le metodologie atte a scegliere l'investimento economicamente più conveniente tra una serie di investimenti alternativi. Perché abbiamo fatto questa scelta? Beh, è un argomento che molti ingegneri si troveranno ad affrontare nel corso della vita lavorativa. Dovranno scegliere tra una serie di investimenti, probabilmente di natura tecnologica, costruzione di impianti, scelta di macchinari o quello che preferite, dovrete scegliere tra una serie di investimenti alternativi che soddisfano un particolare problema, dei particolari vincoli tecnologici, qual è l'investimento più conveniente dal punto di vista economico, perché ovviamente avrete la risorsa denaro limitata a disposizione per affrontare il vostro investimento. Bene, per affrontare questo argomento dobbiamo anticipare un'altra definizione che poi ci troveremo a particolareggiare, ad affrontare nel dettaglio della microeconomia, la definizione di utilità. No? Abbiamo detto prima nella definizione di economia, per produrre beni utili a soddisfacimento dei bisogni. Cosa significa utili, utilità? Beh, l'utilità si definisce come l'importanza che un individuo attribuisce ad un determinato bene o servizio. L'importanza che un individuo attribuisce ad un determinato bene o servizio. L'importanza che un individuo attribuisce ad un determinato bene o servizio. Vedete che questa definizione di utilità è una definizione soggettiva, cioè per lo stesso bene ci saranno utilità diverse a seconda dell'individuo a cui l'utilità si riferisce, no? Ci sono dei, magari un individuo piace vestire capi di abbigliamento firmati e attribuisce un'importanza, un'utilità elevata ad un certo capo di una certa marca. Ci sarà un altro individuo che non se ne frega nulla e attribuirà allo stesso capo di abbigliamento un'utilità, un'importanza molto più limitata. D'accordo? L'utilità è una definizione del tutto soggettiva. Quello che ci interessa nell'analisi degli investimenti è la misura di questa utilità, la misura di questa importanza. Come abbiamo già detto più volte, affrontiamo lo studio dell'economia di tipo capitalista, beh, viene naturale misurare questa utilità, e la misura dell'utilità si chiama valore, quindi il valore in microeconomia non sarà altro che la misura dell'utilità. Dicevo, viene naturale misurare il valore di un bene scegliendo come unità di misura il denaro. Cioè scegliamo di misurare l'importanza di tutti i beni e servizi con un'unica unità di misura, il denaro. Questo perché lo capiremo in microeconomia, perché i beni vengono scambiati nel mercato, come abbiamo detto, il mercato che prende tutte le decisioni attraverso i prezzi, e i prezzi, lo sapete, sono misurati in denaro. Quindi per questa ragione si misura l'utilità in denaro. Quindi il denaro misurerà il valore dei soggetti attribuiti a beni o servizi. E qui nasce un problema per cui appunto affronteremo l'intera analisi degli investimenti. Questa unità di misura è molto scomoda, perché il valore di questa unità di misura varia nel tempo. Scusate il gioco di parole, valore del denaro che misura il valore, però è proprio così.
il valore del denaro varia nel tempo, cioè non è un'unità di misura che soddisfa una delle novità fondamentali di tante altre unità di misura che avete affrontate in altre materie ingegneristiche, l'invariabilità nel tempo dell'unità di misura, no? Vedete il metro campione, prima era conservato proprio fisicamente il metro campione nel museo di prese e misure sotto vuoto e quant'altro, poi si è scelto un altro campione di metro, ma cambia poco. La cosa fondamentale era che il metro campione misurava sempre un metro, per così dire, e rimaneva invariabile nel tempo. Non è così per il denaro. Il denaro varia il suo valore nel tempo e questo genera tutta una serie di problemi. Perché il denaro varia il suo valore nel tempo? Per due motivi. Uno, perché le persone detengono denaro perché questo denaro serve per essere scambiato con altri beni. Il rapporto di sconcambio tra denaro e altri beni, lo affronteremo anche questo in microeconomia, si chiama prezzo. No? Il prezzo rappresenta il rapporto di scambio reciproco tra denaro e un bene. I prezzi non sono costanti nel tempo. Il fenomeno di variazione di prezzi nel tempo si chiama inflazione. L'inflazione, che affronteremo un po' più avanti, è il fenomeno che porta a variare i prezzi nel tempo. Non è così banale, l'economia potrebbe funzionare benissimo anche senza variazione di prezzi nel tempo, cioè non c'è una ragione logica, modellistica se vogliamo, affinché i prezzi debbano variare nel tempo, però così è, i prezzi variano nel tempo. Capiremo poi tra qualche lezione perché questo accade. Naturalmente questo genera un problema. Il problema è che con la stessa quantità di denaro, 1000 euro, se c'è inflazione non possiamo acquistare la stessa quantità di beni oggi oppure tra un anno, perché nel frattempo i prezzi sono variati e quindi se i prezzi sono aumentati, con la quantità di denaro costante di 1000 euro, tra un anno acquisteremo una quantità di beni più bassa. D'accordo? Il che significa che non sarà la stessa cosa detenere una cifra di denaro di 1000 euro costante oggi oppure tra un anno. D'accordo? Non sarà un invariante. Le persone preferiranno detenere la cifra di denaro oggi, perché con questa cifra di denaro possiamo acquistare una quantità maggiore di beni se c'è inflazione positiva. E questo è un primo problema: i prezzi variano nel tempo. C'è un altro problema che fa sì che il valore del tempo del denaro cambia. Il problema è che il denaro è anch'esso un bene, oltre ad essere un'unità di misura che serve appunto per misurare l'utilità dei beni, è anch'esso un bene. Cioè le persone detengono denaro non solo per scambiarlo con altri beni o servizi, ma detengono denaro perché ne hanno un'utilità. Attenzione, non parliamo della, che ne so, di Paperon de Paperoni che si fa il bagno nell'oro e quindi trae piacere, chi leggeva questi fumetti, dal contatto fisico con denaro. Anche qui questa metafora era molto meno banale di quanto poteva sembrare all'epoca. Ma parliamo di un'altra cosa. Perché le persone hanno utilità, soddisfazione nel possesso del denaro? Perché questo denaro può essere in qualsiasi momento prestato, cioè può produrre altro denaro, può produrre reddito. Si dice che si ha una capacità reddituale del denaro. Il denaro in quanto tale può essere prestato e quindi produrre reddito. Attenzione, non abbiamo tempo per entrare nel merito, però cerchiamo di ogni tanto, quando abbiamo qualche minuto, soprattutto nelle prime lezioni, di soffermarci e riflettiamo su concetti che ci sembrano scontati, ma che non sono così scontati. Il denaro è stata un'invenzione bellissima, fondamentale per la crescita del sistema economico, ma molto sofferta. Mi spiego meglio. Ritorniamo al
denaro in quanto sistema per favorire gli scambi, per essere scambiato con altri beni o servizi. Beh, non è strettamente necessario che ci sia il denaro per fare degli scambi, no? Il modo più banale, naturale per così dire, per fare degli scambi è il cosiddetto barato. Delle persone a parità di beni danno un'utilità diversa agli stessi beni, un'importanza diversa, e quindi due persone si scambiano beni per cercare ciascuno di aumentare il proprio benessere, la propria utilità complessiva. La persona cerca di cedere il bene per lui meno importante in cambio del bene per lui più importante, sperando che l'altra persona attribuisca importanza, per così dire, opposta agli stessi beni. Si verifica questa condizione, le due persone barattano bene. Inizialmente, naturalmente, il baratto funzionava bene, no? È uno dei primi sistemi attraverso il quale nella storia ci sono stati degli scambi. Però man mano che cresce il sistema economico, cresce la complessità, aumenta il numero di persone che fanno gli scambi, aumenta il numero di beni, diventa sempre più difficile fare gli scambi con il solo baratto. I beni sono tanti, non è così semplice, d'accordo? E quindi è nata l'esigenza di avere un bene che fungesse da facilitatore degli scambi, ed è stato introdotto il denaro come bene che serviva per favorire gli scambi. Ma inizialmente però il denaro aveva un forte valore intrinseco, cioè esso stesso valeva proprio intrinsecamente come bene, monete di metallo prezioso, d'accordo? Si sceglieva un bene raro, l'oro, il metallo prezioso, ce n'era poco in natura, e quindi il valore di questo bene intrinseco era dato dal fatto che ce n'era poco, d'accordo? Dopodiché le persone accettavano di scambiare beni col denaro, perché questo denaro, essendocene poco in natura, erano sicuri che avrebbe mantenuto costante, in qualche modo più o meno costante, il valore del tempo. D'accordo? Chiaro il concetto? Ad un certo momento però, esemplifichiamo, l'economia è cresciuta, beh, serviva sempre più denaro, e chiaramente non si poteva farlo solo di metallo raro, ma via via si è scelti di farlo di metallo meno raro, fino a quando si è persa fiducia nella costanza di questo denaro, del valore di questo denaro nel tempo. Le monete erano fatte di materiali via via meno preziosi. E l'economia è andata in crisi perché non si riusciva a fare gli scambi, si ritornava in qualche modo al baratto, perché le persone non si fidavano più di quel denaro, non lo volevano più scambiare con beni. D'accordo? Fino a quando, ripeto, velocemente, non abbiamo il tempo di soffermarci, qualcuno ha avuto la brillante idea di introdurre la carta moneta. Cioè moneta che non aveva più nessun valore intrinseco. Guardate, non è scontato. Adesso lo diamo per scontato, ma se ci pensate, è veramente un salto concettuale molto forte tra la moneta d'oro, che valeva in quanto d'oro, e un pezzo di carta, straccia se vogliamo. Le persone accettano di scambiare anche un bene materiale, un'automobile, con un pugno di carta, perché hanno la fiducia che il valore di quella carta rimane costante nel tempo, no? Che un domani potranno scambiarla con altri beni. Come cade questa fiducia? Cade tutto il sistema economico degli scambi. E ci sono dei casi in cui è caduta, eh? Ci sono dei casi in cui all'improvviso quella carta è rimasta carta. Ne parleremo, ci ritorneremo, però se ci pensate vedete che è veramente stato difficile convincere le persone a fare questo passaggio: oro, monete, carta. D'accordo? E breve parentesi, ancora oggi vale il discorso del bene raro in natura. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma risolviamo il problema della povertà in Italia. Adesso l'Italia non batte neanche più moneta, cioè non stampa più moneta, perché sapete che è passata nell'euro ed è la Banca Centrale Europea che stampa moneta. Supponiamo di essere ancora al periodo della lira, no? L'Italia stampa moneta. Diventiamo tutti più ricchi il doppio. Stampiamo il doppio di lire e distribuiamola a tutti quanti gratuitamente. Non funziona così, perché come le persone incominciano ad avere il doppio di carta moneta in tasca, c'è la percezione chiara che all'improvviso, dall'oggi al domani, hanno tentato più volte a risolvere il problema in questo modo, ma come c'è la percezione da parte della gente che è aumentata la quantità di moneta così velocemente,
le persone non si fidano più della costanza del valore di quella moneta nel tempo. E all'improvviso il valore di quella moneta crolla molto velocemente. È molto delicato scegliere quant'è la quantità, anche oggi, di moneta da mettere in circolazione. Le leggi sono molto complesse che regolano la quantità di moneta da mettere in circolazione. D'accordo? Veramente una materia complessa, come potete incominciare a immaginare. Allora dicevo, fatta questa breve parentesi, ritorniamo al valore della moneta. Ancora oggi la moneta, seppur di carta, ha un valore intrinseco, essa stessa vale perché in un qualsiasi momento può essere prestata e produce altro denaro. Bene, definiamo interesse il compenso richiesto dalla istituzione finanziaria, per dare in uso del denaro. In prestito, se volete, del denaro. Quindi in qualsiasi momento il denaro può essere prestato, perché è un'istituzione finanziaria. Chiunque può prestare denaro, no? Magari lei può prestare denaro al suo collega, però, come dire, una cosa è il prestito tra amici, una cosa è il prestito legale. Per prestare denaro legalmente bisogna essere autorizzati. E le istituzioni che sono autorizzate a prestare il denaro sono le istituzioni finanziarie. D'accordo? Ecco perché il compenso richiesto dall'istituzione finanziaria, cioè da chi è autorizzato a prestare del denaro, viene chiamato interesse. Indicheremo l'interesse con la lettera I maiuscola. Come dicevo, molti dei simboli che utilizziamo in analisi degli investimenti, ma anche in economia, sono gli acronimi dei termini che rappresentano. Qui si genera un po' di confusione, il linguaggio economico è globale, si usa l'inglese e quindi si utilizzano gli acronimi inglesi. Molte di queste parole sono state tradotte in italiano e si utilizzano anche gli acronimi italiani. Dopodiché succede che per una stessa grandezza, magari può essere definito in due o tre modi diversi, due o tre acronimi italiani, due o tre acronimi inglesi, ci sono sei acronimi che rappresentano la stessa grandezza, vedremo degli esempi. Motivo per cui io quando mi ricorderò cercherò di indicarvi tutti gli acronimi che si utilizzano, ne dimenticherò qualcuno, però non dovete spaventarvi. Se poi magari leggete un libro anche all'esame, può capitare, visto che spesso magari i testi e gli esercizi sono presi da libri inglesi tradotti, la stessa grandezza si chiama in modo leggermente diverso. Di che cosa stiamo parlando? Aiuto, aiuto, no? Si chiede, non succede niente di clamoroso. Allora, l'interesse è il compenso richiesto alle istituzioni finanziarie per prestare il denaro. Allora, il denaro può essere prestato e produce interesse. Se il denaro produce interesse, non è la stessa cosa possedere i famosi 1000 euro oggi o 1000 euro tra un anno. Perché questi 1000 euro che posseggo oggi, io posso prestarli e dopo un anno gli avrò indietro i miei 1000 euro più l'interesse. E supponendo anche costanti prezzi, quindi inflazione zero, ancora una volta io potrò acquistare con i 1000 euro più l'interesse una quantità di beni superiore a quella che potrei acquistare oggi solo con i miei 1000 euro. Quindi non sarà un'invariante per me possedere il denaro oggi oppure tra un anno. Questo fatto genera molti problemi. Quando abbiamo a che fare con degli investimenti, cioè delle entrate e delle uscite di denaro che si protraggono nel tempo, devo ben considerare la variabilità del valore del denaro nel tempo. Se no faccio degli errori madornali. D'accordo? Vedremo in queste lezioni proprio come fare questo. Quale sarà il percorso logico che seguiremo? Prima ci interesseremo dell'interesse, cioè della capacità reddituale del denaro. Poi ci interesseremo dell'inflazione, variazione dei prezzi nel tempo, metteremo insieme le due cose e introdurremo i metodi per valutare gli investimenti che si protraggono nel tempo. Iniziamo subito e parliamo di interesse. Abbiamo detto l'interesse è il prezzo, se volete, che un'istituzione finanziaria richiede per prestare del denaro, no? Interesse.
Abbiamo detto che il denaro è anch'esso un bene, è caratterizzato anch'esso da un prezzo, il prezzo del denaro è l'interesse. Abbiamo chiamato l'interesse, in questo caso siamo fortunati, l'acronimo italiano e l'acronimo inglese sono uguali, quindi si usa la parola I, la lettera I, d'accordo? Interesse, d'accordo? Definiamo tasso di interesse, lo indichiamo con la lettera I minuscola, il rapporto tra l'interesse e la somma di denaro a cui si riferisce. Definiamo tasso di interesse, il rapporto tra l'interesse e la somma di denaro a cui l'interesse si riferisce. Prestiamo 1000 euro per un anno chiedendo un interesse di 100 euro per questo prestito. Il mio interesse è 100 euro, il tasso di interesse I piccolo sarà uguale all'interesse diviso la somma di denaro. Iniziamo a introdurre un po' di nomenclatura, indicheremo la somma di denaro prestata con la lettera P, non perché l'avremo di prestato, vedremo subito perché la indichiamo con questa lettera P, tra qualche secondo. Quindi il tasso di interesse sarà il rapporto tra l'interesse I e la somma di denaro P a cui si riferisce, cioè sarà uguale a 100 diviso 1000 uguale 0,1 in notazione decimale. Si utilizza nel linguaggio comune rappresentare l'interesse in notazione percentuale, cioè si moltiplica questa grandezza per 100. 10%. Un tasso di interesse del 10%. Attenzione, nei calcoli, tranne casi molto particolari che vedremo, visto che utilizziamo il sistema metrico decimale, non si utilizza mai la notazione percentuale per gli interessi, sempre la notazione decimale. Quindi anche se nel linguaggio comune si utilizza quasi sempre, anzi direi sempre, quasi unicamente la notazione percentuale, nei calcoli ricordatevi di utilizzare la notazione decimale. So quanti esercizi sono stati sbagliati per questa banalità, d'accordo? Quindi un interesse del 10%. Questo che cosa significa? Che se io prendo a prestito 1000 euro, devo restituire dopo l'anno i miei 1000 euro e il capitale più l'interesse, d'accordo? La somma da restituire, vedremo subito perché, la indichiamo con la lettera F. Quindi io dovrò restituire una cifra più i miei 1000 più 100 euro, allora restituito 1100 euro. Si usa una rappresentazione grafica per rappresentare degli investimenti, cioè delle entrate e delle uscite di denaro, che si chiama diagramma dei flussi di cassa. Diagramma dei flussi di cassa. Attenzione, lo dico sempre ma sono quasi totalmente inascoltato, da non confondere con il diagramma del profilo di cassa di un progetto, che è un'altra cosa che affronteremo più avanti nel corso delle lezioni e che non ha niente a che vedere con il diagramma dei flussi di cassa. Mi rendo conto che i due nomi sono molto simili, però non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. Lo dico perché all'orale una delle domande più gettonate è: mi parli del profilo di cassa di un progetto, mi disegni il diagramma del profilo di cassa di un progetto. Puntualmente il 70% degli studenti mi risponde disegnandomi il diagramma dei flussi di cassa di un progetto. Non riesco proprio a capire perché, io lo dico sempre ogni qualvolta parlo del diagramma dei flussi di cassa, così come ogni qualvolta parlo e parlerò del diagramma del profilo di cassa. Ricordatelo, sono due cose diverse, d'accordo? Allora, il diagramma dei flussi di cassa di un progetto è di fatto un diagramma in assi cartesiani. Nell'asse delle ascisse, anche se di solito non si utilizza la freccia, cioè la freccia per rappresentare l'asse, viene rappresentato il tempo. Si parte da un istante di tempo iniziale che indicheremo ovviamente con il numero 0,
e si arriva a un istante di tempo finale. L'intervallo di tempo viene diviso in n intervalli uguali. 1, 2, n. Capiremo tra breve e nel corso delle lezioni come si sceglie l'intervallo elementare. Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo detto prendo a prestito 1000 euro oggi e lo restituisco da un anno. Non c'è alcuna ragione per dividere il nostro anno in intervalli elementari diversi dall'anno stesso. E quindi il nostro diagramma sarà 0, 1 e l'intervallo elementare sarà l'anno. Ripeto, tra pochi secondi capiremo poi come si sceglie in maniera formalizzata l'intervallo elementare. Dopodiché si indicheranno le entrate e le uscite con delle frecce disposte sull'asse delle ordinate, sull'asse verticale, orientate. In che modo? Si sceglie convenzionalmente in quale semipiano, in quale verso indicare le entrate e in quale verso indicare le uscite. Per esempio indichiamo le entrate verso l'alto, più, e le uscite verso il basso, meno. La scelta è assolutamente rilevante, ci viene naturale indicarle così, però guardate che se noi facciamo il diagramma di flussi di cassa di un progetto, dobbiamo indicare qual è il soggetto a cui si riferisce questo diagramma dei flussi di cassa, no? Prestito di 1000 euro, vogliamo fare il diagramma di flussi di cassa di chi presta il denaro o di chi ottiene il prestito? È fondamentale perché i due diagrammi saranno uguali e opposti. Se facciamo il diagramma di flussi di cassa di chi presta il denaro, all'istante di tempo iniziale ci sarà il prestito, un'uscita. Alla fine del periodo di tempo ci sarà l'entrata, la restituzione. Se facciamo il diagramma invece di chi ottiene il prestito sarà la cosa opposta. All'istante di tempo zero ci sarà il prestito, l'entrata. All'istante di tempo finale ci sarà la restituzione, l'uscita. Quindi per così dire entrate e uscite hanno un significato relativo, quindi il fatto di rappresentarle verso il basso o verso l'alto, dobbiamo solo scegliere qual è il verso che ci piace di più. Fatta questa scelta, andiamo avanti, d'accordo? Dopodiché, fatta questa scelta, rappresenteremo le entrate e le uscite con delle frecce il cui verso è congruente con la scelta fatta, localizzate nell'istante di tempo in cui si verifica il singolo flusso di cassa, e di altezza proporzionale all'entità del singolo flusso di cassa. Nel nostro caso, ad esempio, facciamo il diagramma di chi riceve il prestito. All'istante di tempo iniziale ci sarà un'entrata, quindi la rappresentiamo in questo modo, 1000 euro di altezza proporzionale a 1000, chi riceve il prestito. All'istante di tempo finale, se abbiamo scelto questa convenzione, più verso l'alto, all'istante di tempo finale, cioè dopo un anno, ci sarà l'uscita di 1000 euro più l'interesse, 1100 euro, freccia orientata verso il basso. Questo è il diagramma di flussi di cassa di questo semplice investimento. Noi con la parola investimento indichiamo qualsiasi insieme di entrate e uscite, quindi anche diverso dal significato di investimento propriamente detto. Il prestito magari non è un investimento così come lo intendiamo nel linguaggio comune. Perché P ed F? Convenzionalmente indichiamo con la lettera P qualsiasi importo di denaro che si verifica all'istante di tempo zero. P sta per present. Ecco perché l'abbiamo indicata qui con la lettera P. D'accordo? Convenzionalmente indichiamo con la lettera F futuro, qualsiasi istante cifra di denaro che si trova localizzata all'istante di tempo finale, all'istante di tempo N. D'accordo? Ecco perché questa simbologia in questo caso specifico. Bene, introduciamo il cosiddetto interesse semplice. Si dice che si applica l'interesse semplice quando
il tasso di interesse è determinato, anzi l'interesse, chiedo scusa, è determinato da questa relazione. La scriviamo qui. I uguale I N. E si dice che si applica l'interesse semplice quando si calcola l'interesse con questa formula, questa relazione. A fronte di un prestito di una cifra iniziale pari a P, prestata per N periodi di tempo a un tasso di interesse I, semplicemente il tasso di interesse sarà il prodotto di I per N per P. Se volete, otteniamo un interesse costante per ogni anno. I per P è l'interesse costante moltiplicato per n periodi di tempo. A volte mi viene naturale dire individuare il periodo elementare con l'anno. In realtà non è proprio così. E qui arriviamo a quello che dicevo prima. Come si sceglie il periodo elementare? La scelta del periodo elementare è guidata dalla congruenza tra tasso di interesse e periodo elementare. Cioè, se il tasso di interesse è annuale, il periodo elementare sarà l'anno. Ma come vedremo nella prossima lezione, per la verità, non necessariamente il tasso di interesse deve essere annuale. Il tasso di interesse può essere mensile e il periodo elementare sarà il mese. D'accordo? Chiaro che viene naturale anche a me a volte dimenticare questa differenza e uso periodo elementare sinonimo di anni, è sbagliato, ovviamente. D'accordo? Quindi definizione corretta è l'interesse è il prodotto tra I e N e P. Quindi se io applico un tasso di interesse I per ciascun periodo elementare alla cifra P per N periodi elementari, l'interesse sarà semplicemente il prodotto per I e N e P. Esempio numerico. Prendiamo come periodo elementare l'anno, la cifra P è 1000 euro, sia il periodo di N uguale 3 anni, il tasso di interesse sia il 10% all'anno. Quanto è l'interesse che devo ottenere su questa cifra? Il 10% di 1000 euro è 100 euro. 100 euro all'anno per 3 anni fa 300 euro. D'accordo? Semplicemente 100 per 3, 300 euro. D'accordo? Vediamo se ci troviamo. I uguale I, attenzione, 0,1. Si usa sempre il tasso di interesse in notazione decimale. Per N uguale a 3, per P 1000 uguale 300, 3000 per 0,1, 300 euro. Ci troviamo, d'accordo? Chiaro per tutti, domande? Quanti sono i soldi che devo restituire alla fine dei 3 anni? F uguale i soldi prestati P più l'interesse I. Sostituiamo questa formula. Uguale P più I NP. Metto in evidenza P uguale P 1 più I per N. Questo fattore 1 più I per N si chiama fattore di capitalizzazione semplice per un singolo pagamento. Fattore di capitalizzazione semplice per un singolo pagamento. Fattore di capitalizzazione semplice per un singolo pagamento. Questo è un numero, no? Cioè, assegnato un certo tasso di interesse, assegnato un numero di intervalli di tempo, questo è un numero. E il numero che moltiplicato i soldi che vengono prestati ci dà i soldi da restituire, F. Nell'esempio precedente, F uguale P, abbiamo detto che P era 1000 euro, per 1 più I, 10%, 0,1, per N uguale 3. Quindi 1 più 0,3 fa 1,3, 1,3 per 1000 fa 1300.
D'accordo? Chiaro per tutti? Così funziona l'interesse semplice. Mi sembra intuitivo, non ci sono problemi, tutto chiaro. Sfortunatamente l'interesse semplice nella pratica non si usa mai. Attenzione, qualcuno potrebbe chiedere, ma perché allora studiamo l'interesse semplice? In questa materia non si studiano mai cose che non si utilizzano mai. Non si studiano mai cose inutili. Non perché in altre materie si studino cose inutili, sia chiaro, visto che abbiamo anche la registrazione, se no qualche collega. Però in questa materia è una materia molto pratica, serve per risolvere problemi pratici. Cose che non hanno una utilità pratica non si utilizzano mai. Allora perché utilizziamo l'interesse semplice? È vero che non si utilizza mai nella pratica, però è molto semplice da calcolare, mnemonicamente. No? P per 1 più IE. Interesse del 10% all'anno per 3 anni, interesse del 30%. 30% su 1000, 300 euro di interesse. Pochi secondi e a mente faccio il calcoletto. Come vedremo, rappresenta una buona proxy, una buona approssimazione dell'interesse che si usa nella realtà, che si chiama interesse composto. Lo vedremo quanto approssima l'interesse che si utilizza nella realtà, l'interesse composto. L'interesse composto è molto più complicato invece da calcolare a mente, la formula di calcolo è molto più complessa. Qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, ma tutto sommato abbiamo le calcolatrici, i telefonini, quello che volete. È vero, però non è così banale, nel senso che chi di voi si occuperà di queste cose si troverà a fare delle trattative. Ovviamente nelle trattative bisogna essere rapidi, veloci. Non è che si può stare lì con la persona con cui si tratta in ogni momento a dire, no, un attimo, devo usare la calcolatrice o il computer, o devo fare il calcolo. Non funziona così. Le trattative si fanno molto rapidamente e quindi abbiamo bisogno di strumenti che ci permettono di capire subito qual è l'ordine di grandezza delle cifre in gioco. E l'interesse semplice ci serve proprio a questo, a capire velocemente di che cosa stiamo parlando, qual è l'ordine di grandezza. Poi se nella nostra trattativa ci accorgiamo che siamo fuori anche come ordine di grandezza alle cifre che ci aspettavamo, beh, la trattativa non me ne importa. Se invece ci accorgiamo che siamo vicini, allora un momento ci fermiamo, calcoliamo, verifichiamo, firmiamo il contratto. D'accordo? Però spesso abbiamo bisogno di strumenti che ci permettono di capire gli ordini di grandezza delle cifre in gioco. È fondamentale per chi fa questo mestiere, cioè per gli ingegneri che si interesseranno di problemi economici. D'accordo? È chiaro il concetto? Lo vedremo anche negli esercizi. Molto spesso utilizzeremo dei metodi di calcolo numerico per risolvere i nostri problemi e avremo bisogno di un veloce metodo per approssimare il risultato finale, per partire come punto iniziale del nostro calcolo numerico da un valore vicino alla realtà, per essere semplicemente più veloci, per ridurre il numero di iterazioni. Con l'interesse semplice risolveremo questo problema. Avremo da subito un punto iniziale del nostro calcolo numerico molto vicino o abbastanza vicino alla soluzione finale, quindi velocizzeremo il nostro calcolo numerico. Come funziona l'interesse composto? Perché si utilizza l'interesse composto? Beh, pensiamo una cosa, guardate il nostro esempio, prendiamo a prestito 1000 euro, 100 euro all'anno, però in questo caso noi tutti i soldi li restituiamo alla fine dei 3 anni. Interesse e capitale. Questo, se ci pensate, non è tanto assonante con la locuzione che abbiamo utilizzato, tasso di interesse del 10% all'anno. Se il tasso di interesse è del 10% all'anno, beh, ma noi questo interesse lo dobbiamo avere se prestiamo il denaro anno per anno. Noi prestiamo il denaro a un tasso di interesse del 10% all'anno, io anno per anno voglio i miei soldi, il mio interesse. Ed è proprio così che funziona l'interesse composto. Se io applico l'interesse composto, e il tasso di interesse è del 10% all'anno, composto annualmente, da adesso in poi non utilizzerò più la locuzione interesse composto, ma semplicemente col termine interesse starò ad indicare il termine interesse composto. Quando vorrò fare riferimento all'interesse semplice lo dirò in maniera esplicita. D'accordo?
Quindi, se applico un tasso di interesse del 10% composto, lo dico ancora una volta, poi ce lo dimenticheremo, ma non restituisco gli interessi anno per anno, allora gli interessi devono essere calcolati non solo sul capitale iniziale, ma anno per anno anche sugli interessi che non ho restituito. Quindi, prendo a prestito 1.000 euro, dopo un anno è maturato un interesse del 10%, 100 euro, non restituisco gli interessi, l'anno dopo devo applicare gli interessi non solo sui miei 1.000 euro, che ancora non ho restituito, ma anche sui 100 euro di interesse del primo anno. L'anno successivo dovrò applicare gli interessi sui 1.000 euro, sui 100 euro di interessi del primo anno e anche sui 100 euro di interessi del secondo anno. Così funziona l'interesse composto ed è giusto che funzioni in questo modo. Guardiamo nel nostro esempio numerico come funziona e poi daremo la formula. C'è una tabellina, mettiamoci il tempo T, 0, 1, 2, 3, abbiamo 3 anni, d'accordo? Poi mettiamoci la nostra cifra P di T, la cifra iniziale anno per anno all'istante di tempo T. Poi mettiamoci il nostro interesse, I di T, e mettiamoci la cifra finale, F di T. Lasciamo per un momento perdere i segni, meno 1.000 ci confondiamo solo, più 1.000. Abbiamo capito quali sono le entrate e quali sono le uscite. Prendiamo a prestito 1.000 euro all'inizio dell'anno 0, all'inizio del primo anno. All'istante di tempo 0 devo restituire 1.000 euro. La cifra da restituire è 1.000 euro. All'istante di tempo 0, adesso vi ho preso a prestito il denaro, non ci sono ancora interessi, è evidente. Ovviamente non ha ancora senso di parlare di cifra finale perché ancora deve finire il primo anno. Finisce il primo periodo di tempo. Devo calcolare gli interessi sui soldi da restituire. Qual è la formula? La formula è questa. I di T, l'interesse nel periodo T, sarà uguale al tasso di interesse applicato ai soldi che ancora devo restituire all'istante di tempo immediatamente precedente, no? Alla fine del primo anno devo calcolare gli interessi in ragione del tasso di interesse per i soldi da restituire all'inizio del primo anno, e così via. Facciamo i calcoli. Primo anno è finito. Qual era la cifra da restituire all'istante di tempo precedente? 1.000 euro. Applichiamo la formula, abbiamo detto il tasso di interesse del 10% composto all'anno, e quindi I1 sarà uguale a I0,1 per i soldi da restituire, 1.000 uguale 100. Mettiamo un po', mettiamo F di T un po' più a destra. Quali sono i soldi da restituire alla fine del primo anno? F di T sarà uguale a la somma da restituire all'istante di tempo immediatamente precedente, PT-1, più l'interesse maturato nel periodo T, I di T. In questo caso numerico io cosa devo restituire? 1.000 euro più i 100 euro di interesse. Quindi devo restituire 1.000 più 100 uguale 1.100. Ci troviamo? Benissimo. Finisce il primo anno. La fine di un periodo coincide con l'inizio del periodo immediatamente successivo. Quindi la fine del primo anno coincide con l'inizio del secondo anno. Quindi P1, che in questo caso rappresenta l'inizio del secondo anno, sarà dato dalla fine del primo anno. Non restituisco ancora niente. 1.100. Finisce il secondo anno. Quanti soldi di interesse maturano nel secondo anno? Devo applicare questa formula. E quindi l'interesse sarà dato dal solito tasso di interesse, 0,1, applicato ai soldi complessivi ancora da restituire all'inizio del periodo precedente, 1.100 euro. Per 1.100 fa 110 euro. D'accordo? Quanti sono i soldi che mi troverò a restituire alla fine del secondo anno? I miei 1.100, quello iniziale, adesso applico questa formula, più 110 euro di interesse maturato, uguale 1.210. Scriviamola un po' meglio questa formula. Abbiamo detto che F2, d'accordo, è uguale a P1
più l'interesse nel secondo anno, i due, d'accordo? Ma come abbiamo fatto i calcoli? Abbiamo detto che i due è uguale a il tasso di interesse i per p alla t meno 1 per p1, quindi uguale a i per p1 più p1, quindi uguale a p1 per 1 più i. Andiamo a ritroso, come abbiamo calcolato P1? P1 era uguale ad F1, ci troviamo? P1 era uguale ad F1, lo scriviamo qui. Ed F1 come l'avevamo calcolato? Era F1 uguale P dell'istante precedente, P0, che si chiama semplicemente P, perché abbiamo chiamato P la cifra di istante iniziale 0, più il tasso di interesse I applicato all'istante iniziale che era P0, cioè semplicemente P. Quindi è uguale a P1 più I. Sostituiamo al posto di P1 F1, che abbiamo detto essere uguale a P1 più I, e qui dentro viene fuori che F2 è uguale a P1 più I per 1 più I, cioè uguale a P1 più I al quadrato. Infatti ci troviamo, no? Vedete, 1210, ritorniamo ai numeri, quindi lo scriviamo qui, F2 che era uguale a P, cioè 1000, per 1 più I, 1,1 elevato al quadrato, cioè 1210. No? Ci troviamo anche con i numeri. Beh, a questo punto l'abbiamo capito. F3 a che cosa sarà uguale? P, 1 più I, alla terza. Fn, se vogliamo arrivare fino all'istante di tempo generico n, sarà uguale, lo scriviamo qui, a P1 più I alla n. Poiché abbiamo chiamato F nel periodo finale semplicemente F, possiamo scrivere che F è uguale a P1 più I elevato alla n. Nel nostro esempio F3 era uguale a P1 più I elevato alla terza, cioè sarà uguale a 1331, no? 1000 per 1,1 elevato alla terza. 1,1 elevato alla terza fa 1,331, d'accordo? 1331. Bene, questo fattore, 1 più I elevato alla n, si chiama fattore di capitalizzazione composto per un singolo pagamento. Fattore di capitalizzazione composto per un singolo pagamento. 1 più I elevato alla n. Questo è il fattore di capitalizzazione semplice, quello di prima. Questo è il fattore di capitalizzazione composto, quello che abbiamo introdotto adesso, e serve per, è un numero che moltiplicato al denaro prestato P ci permette di calcolare la cifra da restituire dopo 3 anni o n anni in generale, d'accordo? Oh, questo numero 1 più I elevato alla n, posso cancellare l'esempio numerico, questo numero 1 più I elevato alla n, fattore di capitalizzazione composta per un singolo pagamento, si indica con questo simbolo F dato P virgola I virgola n. La parentesi quadra, F dato P sta a indicare che questo fattore serve a calcolare F a partire da P,
tasso di interesse per il tempo. Per esempio, per 3 anni al 10% avremo il fattore F dato P al 10%, in questa simbologia si usa purtroppo la notazione percentuale, quindi bisogna starsi attenti a passare tra le due notazioni, per 3 anni. Fattore F dato P al 10% per 3 anni lo trovate tabellato in quelle tabelle, adesso lasciamo perdere perché non le avete ovviamente, che vi chiederei di portare la prossima volta, le tabelle finanziarie, insieme a tutti gli altri fattori, sono le appendici del libro di analisi degli investimenti, perché ci serviranno per gli esercizi già dalla prossima volta, quindi ricordate, tabelle, calcolatrice, quindi lo troverete tabellato in quelle tabelle, quindi per il momento lasciamo perdere come si legge dalle tabelle. In questa fase abbiamo detto che questo non è altro che 1 più 0,1 elevato alla terza, cioè 1,1 elevato alla terza uguale 1,331. Lo si indica in questo modo, mettendo il numero qui dentro. D'accordo? Chiaro per tutti? Quindi questo fattore, la volta prossima proveremo a leggere nelle tabelle, ci permette già di risolvere un primo semplice problema. Prendo a prestito una cifra P, a un tasso di interesse I, per n periodo di tempo, quanti soldi devo restituire? Basta leggere il fattore, o calcolare il fattore, moltiplicarlo per P e avrò la risposta. Confrontiamo questo fattore con quello semplice. Confrontiamo nel nostro esempio. Abbiamo detto nel caso di 10%, n uguale 3 anni, il fattore composto era 1,331. Quant'era il fattore semplice per i uguale 10%, n uguale 3 anni? Corretto. Lo stesso fattore semplice era 1,3. Il fattore composto è più grande del fattore semplice. Questo sta a significare che l'interesse composto, ovviamente per tassi di interesse positivi, è maggiore dell'interesse semplice. L'interesse composto è più alto dell'interesse semplice. Guardate le formule. La forbice si allarga, cioè questo fattore è tanto più alto dell'interesse semplice quanto più alto è n e quanto più alto è il tasso di interesse. No? La forbice tra interesse semplice e interesse composto cresce al crescere di n e al crescere del tasso di interesse. Beh, questo era intuitivo. L'interesse composto applica gli interessi sugli interessi. Più cresce n, più questo meccanismo di capitalizzazione, interessi su interessi, cresce. Più cresce il tasso di interesse, più questo meccanismo di calcolo di interessi su interessi produce più interessi. D'accordo? Questa differenza quant'è? Grande, piccola? Detta così è una domanda mal posta. Però facciamoci due calcoli. La differenza, se io prendo a prestito 1000 euro, nel primo caso restituisco 1300 euro, nel secondo caso restituisco 1331 euro. La differenza è di 31 euro. D'accordo? Sui 1000 euro iniziali la differenza è del 3%, non è tanto bassa, no? Dopo soli 3 anni io ho cumulato interessi applicando l'interesse composto e quindi con questo meccanismo di interessi su interessi del 3% maggiori. Attenzione, il 3% oggi è un'enormità. Oggi, se voi volete guadagnare il 3% in 3 anni, cioè l'1% all'anno, non è così banale. Cioè non avete strumenti che in maniera banale vi permettono di guadagnare l'1% all'anno su una cifra di denaro. Se comprate dei bot, vedremo cosa sono, dei buoni ordinari del tesoro, guadagnerete di fatto lo 0% all'anno. Di questo stiamo parlando. Quindi dire la differenza è piccola, grande, beh, bisogna capire riferito a che cosa. Riferito ai tassi di interesse odierni, questa differenza è sicuramente grande. D'accordo? Quindi attenzione,
interesse semplice e interesse composto è sempre più grande, non c'è dubbio, però come dicevo prima l'interesse semplice, ecco, molto velocemente vi permette di fare i calcoli. Se avessi dovuto calcolare l'interesse composto devo fare 1,1 alla terza. Beh, insomma, magari io faccio questo mestiere, so a memoria le potenze del 10%, almeno le prime potenze, e quindi sono le tabelline per chi si interessa di calcolo finanziario, per così dire, non faccio difficoltà. Se vi avessi chiesto di fare velocemente 1,1 alla terza, non so quanti di voi l'avrebbero fatto così, in qualche decimo di secondo. Sicuramente tutti in qualche decimo di secondo fate, no? Il 10% per 30, il 30%, non c'è dubbio. Chiaro a cosa serve l'interesse semplice? Va bene, io direi che non avendo le tabelle per oggi ci possiamo anche fermare qui, può bastare. Sì, possiamo.